La disciplina dell'end waste torna ad animare il dibattito parlamentare. A far discutere stavolta sono i passaggi contenuti nel decreto semplificazione, attualmente all'esame di Montecitorio, che modificano il complesso sistema di controlli sui nulla osta al riciclo caso per caso introdotto dal governo Conte 2. Non appare una semplificazione, quanto piuttosto un appesantimento delle procedure di autorizzazione. Se da un lato infatti il restyling della normativa proposta dal governo Draghi alleggerisce effettivamente il sistema, eliminando le scadenze temporali vincolanti per il completamento delle attività di controllo e l'articolata istruttoria che prevedeva la partecipazione del Ministero alla validazione degli esiti delle verifiche sul campo, dall'altro lascia tuttavia in capo all'ISPRA e alle agenzie regionali del Sistema Nazionale Protezione Ambiente la facoltà di effettuare ispezioni a campione sulle imprese autorizzate, allo scopo di verificare ex post la validità dei nulla osta rilasciati da regioni e province. Uno strumento che sicuramente non aiuta a razionalizzare soprattutto il raccordo tra le varie amministrazioni coinvolte e rischia di ingenerare, come spesso accade nelle parti di controllo, comportamenti differenziati fra i diversi organismi coinvolti. Insomma, sebbene autorizzati al riciclo caso per caso dagli enti territorialmente competenti, gli operatori continuerebbero a veder pendere sulla propria testa la spada di Damocle di un eventuale controllo a campione, che potrebbe a sua volta sfociare in un provvedimento di sospensione o di revoca del nulla osta in caso di divergenza tra la lettura data dai tecnici di ISPRA e delle agenzie e quella del personale amministrativo degli enti locali deputati al rilascio delle autorizzazioni. Oltre a generare incertezza tra gli operatori, però, la misura pensata dal governo Draghi con l'obiettivo di semplificare rischia addirittura di sortire l'effetto opposto, andando a creare un vero e proprio collo di bottiglia. Accanto ai controlli ex post, infatti, il decreto interviene a monte subordinando il rilascio delle autorizzazioni al parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente ed esautorando di fatto gli enti competenti per legge. Se si rende vincolante il parere di un organo tecnico, evidentemente intanto si limita la capacità di autorizzazione dell'organo delegato, in questo caso normalmente sono le regioni. Una previsione bocciata dallo stesso sistema delle agenzie. La parte di controllo sulle autorizzazioni non è una parte A che noi abbiamo la competenza di eseguire, B la riteniamo una perdita di tempo inutile, anche perché numerosissime ARPA sono già coinvolte nella conferenza dei servizi per dare un parere in fase autorizzativo. Mentre diventa importante darci quegli strumenti necessari per fare i controlli e le verifiche ex post, così come vengono verificati tutti gli altri impianti. Quindi se noi avessimo qualche strumento in più dal punto di vista del personale e dal punto di vista sulle tecnologie ci stiamo già lavorando, sicuramente saremo molto più efficaci.